I lavoratori del tabacco in Alto Tevere sono tornati a mobilitarsi davanti all'incertezza per il futuro dell'intero settore. In visita allo stabilimento TT, i membri della seconda commissione regionale che si occupa di agricoltura, a cui sono stati esposti i problemi del comparto, in primis la mancata certezza sull'adeguamento dei prezzi del tabacco agli aumenti dei costi 2021, né un prezzo di riferimento 2022 che tenga conto degli ulteriori aumenti già in essere per l'attuale campagna agraria. L'incertezza rischia di mandare in aria un intero settore che in Alto Tevere conta 2.500 addetti e 248 aziende. A oggi l'ulteriore incertezza non solo sui rapporti con le multinazionali è dettata dall'aumento delle materie prime e dei costi energetici e soprattutto dal prezzo pagato della materia prima che è totalmente insufficiente a coprirli. L'opinione pubblica deve capire, e questo penso che sia una battaglia che deve uscire da questo stabilimento, deve capire che noi qui stiamo mettendo a rischio un'intera economia che non è solo della Valle del Tevere ma della regione Umbria. Beh, noi lavoratori abbiamo un enorme problema che è l'incertezza del nostro prosieguo lavorativo, diciamo. E dunque le istituzioni territoriali hanno oggi riconfermato la loro vicinanza e auspichiamo che tutte queste sinergie, tutti questi incontri e i numerosi tavoli che ci sono aperti producano dei risultati concreti, insomma, che si inizi ad avere sul tavolo delle proposte concrete per il nostro futuro lavorativo. Noi lavoratori abbiamo intenzione infatti di rilanciare una giornata di mobilitazione anche cercando di farla in maniera molto grossa. Noi vogliamo far vedere queste 2.500 persone di una filiera che ci sono veramente e vogliamo radunarle tutte in una piazza, perché è giusto che questo problema venga rilevato, perché ancora ad oggi purtroppo, nonostante se ne è tanto parlato, non sono state prese in considerazione le problematiche di tutti questi lavoratori. È sicuramente molto apprezzabile l'iniziativa per questa seconda commissione di tutti i consiglieri regionali che sono venuti a trovarci oggi al nostro stabilimento. Hanno potuto vedere una realtà importante con professionalità e investimenti fatti qui a Città di Castello, una filiera completa che porta ad un prodotto di qualità altissima, non lo diciamo noi ma ce lo dice chi ci ha acquistato per 10 anni il prodotto, la qualità del lavoro che viene fatto qua dentro, una professionalità sia dei tecnici che del personale veramente encomiabile e sicuramente di altissimo livello, dei investimenti fatti importanti e quindi un'evoluzione continua che c'è stata in questo stabilimento. Questo chiaramente mette in difficoltà un territorio, un distretto, mette in difficoltà una filiera, mette in difficoltà gli agricoltori,